miliardi di euro, quindi vado a concludere. Matteo Renzi deve parlare di evasione fiscale. Lui che è stato sindaco deve parlare coi sindaci, perché non va bene che questi lascino correre l'evasione e ogni volta che occorrono soldi aumentano le addizionali IRPEF a danno dei cittadini. Lo afferma il leader della CISL Raffaele Bonanni a margine di un convegno organizzato dal sindacato alla stazione marittima di Napoli. La proposta che facciamo è di penalizzare i sindaci che non combattono con l'evasione fiscale gli evasori e che non potranno a quel punto aumentare le addizionali, perché qui gira e rigira, va sempre nel pozzo delle tasse per la povera gente. Il segretario generale della CISL torna poi sul tema dei tagli alla spesa pubblica. L'impressione di Bonanni è quella che si procederà a nuovi tagli lineari e questo, afferma, vedrà la netta opposizione del sindacato che guida. Per tagliare bisogna sapere che tipo di comune avremo e che tipo di regione avremo. Poi si taglia, altrimenti faranno tagli lineari. Per come si stanno muovendo faranno tagli lineari e noi su questo saremo in disaccordo. Protesteremo e racconteremo ai cittadini tutto ciò che sta avvenendo. Chiacchiere sopra chiacchiere. Infine Bonanni si dice d'accordo con la CGIL sulla difesa dei fondi per la cassa integrazione in deroga e si dice pronto al fronte unitario e alla grande mobilitazione in caso contrario. Ci sono persone che hanno già poco e che hanno gli obblighi familiari. L'unica cosa che hanno è quel sostegno, non possono perderlo e quindi noi saremo impegnatissimi per questo. Il governo è bene che lo sappia.